A nome del governo di Costa Rica, di questa ambasciata qui in Italia, ringraziamo la presenza di Rondine e Leader for Peace, perché noi siamo veramente contenti di poter segnare con questa iniziativa che non è una cosa soltanto particolare e non pratica, è una cosa per tutti i mondi, per tutte le persone del mondo. È anche una cosa pratica che è stata provata con dei progetti che si hanno fatto già a Rondine. Dunque, penso che questa iniziativa deve essere svolta anche da tutte le paesi che segnano a futuro questa iniziativa come noi. Grazie. La giornata di oggi per Rondine si può dire senza enfasi storica. Un secondo paese, dopo l'Italia, firma l'appello Leader for Peace lanciato un anno e mezzo fa alle Nazioni Unite. Significa che la strada intrapresa è concreta, è possibile, secondo lo stile di Rondine, passo dopo passo, con costanza, con impegno e con l'entusiasmo di tutti i giovani che nel mondo fanno il tifo perché i loro paesi si uniscano a questa iniziale catena. Il Costa Rica ha una bellissima storia, certamente ha dato un grande contributo alla cultura della pace nel mondo. L'alleanza Rondine-Costa Rica porterà sicuramente dei grandi frutti, a partire dai giovani, a partire dall'Università delle Nazioni Unite che risiede in Costa Rica, e quindi siamo più che felici.